Hello? I'm not an intruder. Or one of them. È successo qualcosa di molto molto brutto. You need to be quiet. I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Vai via. Prendi il martello. Picchia col martello. Spaccagli la faccia. Ok, non si muove più. Salve a tutti, bentornati a The Walking Dead. Finalmente abbiamo occasione di poter continuare The Walking Dead. E riprendiamo esattamente da dove avevamo lasciato l'ultima volta. Episodio 1. Beh, ricorderete cosa è successo, praticamente nulla di rilevante. Comunque vediamo come prosegue la trama. Sì, è esattamente questo che è successo l'ultima volta. Man. Hi there. Did you kill it? It's okay. I think she was a monster. Beh, questo è già successo nell'episodio precedente. Dovrebbero coordinare i save game con gli achievement. Clementine se ne ricorderà. Spero di non aver fatto qualcosa di sbagliato, tra virgolette. But I'll look after you until then. What should we do now? Ecco, questa era... mi ricordavo che ci fosse questa scelta qui a questo punto. E questa è una scelta importante, infatti il gioco non ha un timer. Va pensato con cura che cosa fare. Il punto è che, anche se è la cosa più scontata, io direi che in un'apocalisse zombie è più ovvio cercare per aiuto, cercare per aiuto, traduzione letterale, Google Translate nella mia testa, no? Cercare aiuto prima che faccia buio, visto che non si ha alcun reale vantaggio nella mia concezione di apocalisse zombie durante la notte, in quanto gli zombie si affidano più all'olfatto che altro. Potrei sbagliarmi, sicuramente entrambe le scelte portano a conoscere persone diverse o... comunque l'arco narrativo si evolverà diversamente. In ogni caso io opterò per la scelta più ovvia. You choose the safety of the daylight. Let's go. Stay close to me. Mi chiedo da quanto è scoppiata questa apocalisse zombie. I messaggi nella segreteria facevano capire che era già un po' che c'erano problemi, però il poliziotto non sapeva niente. Ok. Ho la radiolina nell'inventario. Anche se non credo si possa effettivamente aprire l'inventario come in una qualsiasi avventura grafica. Noto che il gioco sta faticando un po'. Non al punto di scattare, però... tra una schermata e l'altra c'è più attesa. Sentirete forse i rumori del mio computer, che essendo circa come questa cosa qua che vedete, un cassonetto, è molto chiassoso.
Sì, apriamo questo, no, non vedo molte altre alternative. In effetti camminando così può essere facilmente scambiato per uno zombie, ma... What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? Mi sembra la cosa migliore, ma non credo che i suoi torneranno, non mi andava di dirglielo però. Con tutto l'ottimismo di questo mondo. Bullshit! Don't eat us! We're not gonna hurt Se you! fosse uno zombie, certo, non mangiarci. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's. And your daughter? It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Just some guy. Sì. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Stay put. Non vedo perché mentire su questa cosa. Siamo in una situazione d'emergenza, anzi. Che sta aiutando qualcuno. Ok, tutto questo è nuovo per me, sappiatelo. Mi farà piacere, a me fa piacere. Cosa... Sì, spingiamo la macchina. Dai. E via per la salvezza. Sì, sono un buon samaritano, certo. Beh, credo che anche un criminale... In una situazione del genere cercherebbe di... Criminale, oddio, non sembra un tizio così malvagio. Comunque abbiamo finito un altro capitolo. Sono davvero brevi, mi aspettavo almeno 10 minuti, invece qua il video se ne segna nemmeno 8. Beh, comunque, visto che ci siamo fermati, cioè visto che ho ottenuto l'achievement, io fermerei qui il video. E vi saluto per il momento perché continueremo nel prossimo. Ciao a tutti.